Allora, buongiorno a tutti, io sono Claudia Porta, e faccio la blogger, scrivo e sono qui per raccontarvi un po' la mia esperienza e per parlare del lavoro da casa e dell'imprenditoria, diciamo, femminile per quanto riguarda le mamme. Inizierò raccontandovi la mia storia personale che è iniziata un po' per caso. Io lavoravo da dipendente quando sono rimasta incinta e avevo previsto di lasciare mio figlio al nido, come facevano tutte le mie colleghe, l'avevo iscritto ed ero pronta per riprendere il lavoro nella mia testa, diciamo, prima di partire per il congedo di maternità. Una volta avuto il bambino tra le braccia è stata tutta un'altra cosa. Bisogna dire che era un bambino abbastanza difficile, piangeva molto e voleva stare sempre in braccio. Insomma, non era facile neanche posarlo per qualche minuto. Ho quindi deciso di lasciare il lavoro. Lavoravo nel Principato di Monaco, quindi non c'era nessuna possibilità, all'epoca, non so oggi, ma di avere congedi in più. Insomma, avevo 2 mesi e poi avrei dovuto riprendere il lavoro oppure lasciarlo. Quindi ho deciso di rinunciare. Sono rimasta a casa e, con questo bambino piuttosto difficile, che non dormiva mai e piangeva sempre, a meno che non fosse in braccio. Poi un giorno, passeggiando, ho incrociato una persona, un signore, un uomo tra l'altro, che aveva un bambino nella fascia. Una cosa che non avevo mai visto, parliamo di 10 anni fa, non avevo mai visto la fascia, però vedevo questo bambino che stava benissimo avvolto in questa fascia, io avevo il mio in braccio, ovviamente, col passeggino in un il bambino nell'altro, e mi sono avvicinata a questo magico attrezzo. Questo signore era tedesco, io non parlo assolutamente il tedesco, ma siamo riusciti a farci capire e mi ha detto che potevo trovare questo supporto online. Quindi sono andata in rete, all'epoca non ero molto esperta della rete, diciamo, navigavo il necessario per il lavoro, ma non conoscevo né blog, non c'era ancora né Facebook né tutte queste cose. Quindi sono andata in rete, ho cercato questa fascia e l'ho acquistata in Germania perché non ho trovato né in Italia né in Francia dove abitavo, e ho acquistato questa fascia dalla Germania. E lì è cambiata la vita perché il bambino nella fascia stava bene. Aveva smesso di piangere e io potevo andare ovunque con lui. La notte si ripresentava sempre il solito problema perché comunque era insonne, però almeno i pianti continui erano calmati. Avendo lasciato il lavoro e volendo fare più figli, ho approfittato per fare subito il secondo. Forse un po' di fretta, hanno 18 mesi di presenza, benissimo, se non fosse il primo che era. E quindi con tutti e due la situazione grande, con dormire, la piccola giustamente aveva i ritmi e insomma, molto, molto. Con anche famiglia allargata che riesce a dare una mano. Questo nella mia mente era così, mi aspettavo un po' di sostegno, un po' di aiuto. Non è più così, nel senso che i nonni, gli zii, ognuno ha il suo lavoro, c'è chi ancora la. Ed ero veramente sola. Grazie.
la situazione era molto pesante. Ho scelto di affrontare in modo piuttosto impulsivo, ho voluto scrivere. A Torino, soffocare, ho dovuto cambiare aria e probabilmente è andata bene, nel senso che non solo è stato il cambiamento è stato positivo, ma è stato proprio un inizio di una rinascita. In realtà la scelta può essere discutibile, nel senso che in un momento così difficile forse prendere decisioni vitali non è proprio consigliabile. Mi sentivo proprio scoccare, aprivo le finestre per cambiare aria, entrava smog, stendevo il bucato, se lo dimenticavo e lo tiravo dentro il giorno dopo era da rilavare perché era nero. Abitavo proprio in centro e in realtà la causa della mia depressione non era quella, però la mia reazione è stata di fuggire. E, siccome mio marito è francese, siamo andati a stare in Francia, in un paesino in campagna, e i miei parenti non erano molto felici di questa cosa perché avevo questi due bambini che loro comunque amavano e glieli stavo portando via, diciamo. Per ovviare un po' a questa mia mancanza, ho aperto questo blog, che ho chiamato La casa nella prateria, che era un po', diciamo, quello a cui io aspiravo, lasciando la città, la campagna, in stile casa nella prateria. E su questo blog mettevo semplicemente le fotografie dei bambini, le cose che facevamo insieme, perché poi, tra l'altro, la mia famiglia è di un paesino di qui del sud ed è andata, si sono trasferiti tutti a Torino e per loro è stata l'ascesa sociale, questo 30-40 anni fa. Per loro io stavo facendo il passo inverso, stavo andando a vivere in campagna, stavo facendo uno sbaglio. La mia idea era invece di trasmettere loro la serenità che avevamo ritrovato, i bambini che giocavano fuori, insomma la libertà, la tranquillità e il fatto che l'idea anche di. E in effetti il blog è privato, aperto solo ai miei familiari, però i miei familiari non proprio tecnologici al massimo, l'ho aperto perché non riuscivano a bisogno di iscriversi per entrare, eccetera eccetera, quindi l'ho aperto. In realtà all'epoca il fenomeno dei blog era già forse avviato, non lo so, io non conoscevo nessun blog, non li frequentavo, era il 2007, sì 2007. E non avrei mai immaginato che persone al di fuori della mia cerchia personale potessero venire a leggere quello che io scrivevo. E invece ho iniziato a ricevere commenti, visite di persone che non conoscevo. E, quando su un blog arriva qualcuno che a sua volta ha un blog, cliccando sul suo nome puoi accedere al suo blog. Quindi ho scoperto questo mondo in questo modo, attraverso le persone che venivano a leggere il mio, ho scoperto anche gli altri blog e devo dire che è nata un po' quella rete che io mi aspettavo all'inizio dalla famiglia, è nato questo giro di scambi di persone che ancora adesso, appunto dal 2007, ci sono persone con cui sono ancora in contatto oggi, persone che poi anche persone che sono capitate lì per caso che poi a loro volta hanno aperto un blog, persone che ne hanno fatto anche il loro mestiere o la loro passione e, insomma si è creata una rete di sostegno anche intorno ai temi della maternità. Io raccontavo magari le mie esperienze o i miei problemi e le altre persone venivano a scambiare le loro esperienze. E questo è stato un sostegno importante per me all'inizio e poi senza accorgermene sono diventata anche io un sostegno per loro e piano piano si è creata veramente una sorta di community. In questa nuova situazione di serenità ritrovata con i bambini che ormai erano più grandicelli e quindi io ero più distesa e rilassata, abbiamo deciso di fare un terzo figlio, giustamente, altrimenti si stava troppo tranquilli. E devo dire che la terza è stata un po' la ricompensa di,
di tutto quello che ho passato con gli altri, la più tranquilla, la più, insomma, quella che ha dormito un po' di più, anche lei però sempre addosso. E mentre aspettavo lei, ho deciso di cucirmi una fascia. Avevo questa famosa fascia tedesca comprata anni fa, che però aveva uno stile molto hippie, che non mi si addiceva esteticamente, quindi mi sono detta, adesso me ne faccio una io con un tessuto che piace a me. E ho iniziato a cercare in rete e ho scoperto non solo la fascia, ma tutti gli altri supporti, cercando un po' di più approfonditamente. E in particolare mi ha colpito il Meitai, che mi sembrava un giusto compromesso fra la fascia e il marsupio, perché ovviamente più corretto come posture del marsupio, meno ingombrante della fascia, più facile, mi sembrava più facile da utilizzare. Ho trovato in rete un tutorial in inglese su come cucire un Meitai e ho deciso di farmene uno. Ho cucito questo Meitai e l'ho condiviso sul mio blog. Ho tra l'altro contattato la persona che aveva messo questo tutorial in rete, chiedendole se potevo condividerlo a mia volta traducendo le istruzioni. Lei mi ha dato il permesso e quindi è nato questo post, che ancora oggi è uno dei più cliccati di tutto il mio blog, come cucirsi un Meitai. E da lì è nata una domanda, nel senso che molte persone arrivavano, magari cercavano come me, giustamente, un supporto per portare, volevano crearselo da sé e capitavano sul mio blog. Io non avevo trovato nulla in italiano. Adesso c'era un articolo in italiano su questo argomento, quindi questo post mi ha portato all'inizio parecchio traffico. Poi è successo che non tutti sanno o hanno voglia o tempo di cucire. E quindi ho iniziato a ricevere richieste di persone che volevano che io cucissi un Meitai per loro. E, insomma, quello che era iniziato come un hobby è diventato un lavoro, nel senso che ho iniziato a cucire Meitai e a venderli. Questo mi ha permesso di rispondere alla domanda che mi attanagliava da quando ho dato le dimissioni prima del mio primo figlio: cosa farò dopo? Nel senso che a quel punto erano ormai 6 o 7 anni che ero a casa. E tornare a cercare un lavoro dopo tutti questi anni non è necessariamente semplice. Quando vai a fare un colloquio e dici che sei a casa da 7 anni, ma non so quanto questo sia tenuto in considerazione. E quindi ho avviato questa mia attività casalinga. All'inizio a un ritmo molto occasionale e poi le domande erano sempre di più e il caso ha voluto che in quel momento mio marito perdesse il suo lavoro. In quel momento lui ovviamente si è messo subito alla ricerca di un nuovo lavoro, però ci siamo detti io ho questa nuova attività che inizia, ho tanta richiesta che non riesco a soddisfare, stai a casa un po' tu e io provo a lanciare questa cosa. Quindi ho aperto la partita IVA, insomma l'equivalente della partita IVA francese, e ho iniziato a lavorare io a tempo pieno. Avevamo ancora, i due grandi andavano già a scuola, avevamo ancora la piccolina a casa e quindi mio marito ha fatto per qualche anno il casalingo, diciamo. E per me è stata un po' dura all'inizio, nel senso che avevo fatto la scelta di stare a casa con i bambini e poi mi ritrovavo chiusa nel mio stanzino e non stavo con loro quanto avrei voluto. Avevo la consolazione che stavano con il papà e quindi loro stavano bene, lui anche, stavano vivendo un'esperienza che magari tanti bambini non riescono a vivere perché il papà è sempre fuori per lavoro. Poi c'era il fatto che questa cosa era temporanea perché lui era alla ricerca di lavoro e quindi mi sono detta mi gioco questa carta. E in effetti per un po' di anni la produzione di Meitai è stata una delle nostre fonti di sostentamento. Quando poi lui è tornato al lavoro io sono tornata a un ritmo più lento e poi il caso ha voluto che ci fossero altre proposte, insomma il blog nel frattempo ha avuto un bel successo, il che mi ha permesso di pubblicare i libri che scrivevo, mi ha permesso di ottenere altri tipi di collaborazione sul web.
o con riviste e ho messo un po' da parte la produzione di Meitai, anche perché non mi toccava più da vicino, crescendo ad altre cose, il mio lavoro si è trasformato. È diventato poi quello che è oggi. Anche in questo caso, diciamo, del nostro reddito proviene dalle mie attività in rete, le attività editoriali. A un certo punto, ecco, prima mi arrivavano queste richieste per i Meitai, poi ho iniziato a ricevere richieste di persone che mi dicevano: anch'io voglio fare un percorso simile al tuo, come faccio? E ogni giorno mi arrivavano richieste di questo tipo. All'epoca stavo collaborando con la casa editrice Il Leone Verde per un altro progetto che ho messo in stand-by e ho proposto loro di fare questo libro, che poi si è intitolato La mia mamma sta con me, che oggi userò un po' come scaletta, nel quale racconto appunto un po' la mia storia e cerco di rivederla. Io ho avuto fortuna, forse sono arrivata anche all'inizio quando questo meccanismo si stava mettendo un po' in moto, però tornando indietro posso identificare i vari passi che mi hanno portata fino qui per aiutare chi desidera seguire una strada simile. La prima cosa da tenere presente è che in un momento come questo forse vale la pena di lanciarsi. Noi abbiamo in effetti approfittato del fatto che mio marito avesse perso il lavoro. Se uno è a casa e che, insomma, per via della crisi non costa niente, tra virgolette, provare a lanciarsi. Se uno poi ha lavoro sicuro è un po', forse un po' più delicata la questione, anche se sicuro non so se esista ancora questo concetto. Quindi diciamo che qui ho elencato bene o male i passi che ho effettuato un po' involontariamente, un po' seguendo la corrente. Ecco, io ho sempre questo concetto, è un concetto che è espresso molto bene nel buddismo, dove si dice che insomma, bisogna seguire la corrente. Se tu sei in balia di un fiume in piena, puoi nuotare per raggiungere la riva e sfinirti e magari annegare, oppure puoi dire: boh, cerco di dove vado a finire, e insomma cercare un po' di cavalcare l'onda, di farsi trasportare, di non resistere a quello che ci succede, ma di cercare di tirare fuori il meglio, le opportunità nascoste anche nelle avversità, diciamo, come può essere la perdita di un lavoro, oppure il fatto di aver passato tanti anni a casa, che non è certo sul curriculum, non è certo una carta vincente. Allora, in apertura nel libro parlo dei pro e dei contro di lavorare a casa. Il primo pro è senz'altro la flessibilità, nel senso che quando si lavora da casa si possono avere orari flessibili, si può lavorare agli orari che si preferiscono o che sono, diciamo, possibili, soprattutto nei primi anni ci sono a casa bambini piccoli. Parlavamo prima, può essere necessario alzarsi molto presto, cercare di ritagliarsi degli orari al mattino presto, alla sera tardi o durante il riposino, se lo fanno. Quando poi i bambini iniziano ad andare a scuola è tutta un'altra vita, perché finalmente si aprono queste giornate in cui si ha un pochino di tempo per sé. Un altro vantaggio secondo me è la produttività, nel senso che le ore di lavoro sono ore produttive. Quando uno è in ufficio, a volte ci sono ore buche, ore vuote, in cui magari stai su internet perché devi fare finta di lavorare, non per cattiveria, ma perché in quel momento non c'è niente da fare, ma devi essere lì. Io ho lavorato anche in un negozio di abbigliamento, ad esempio, dove ci si chiedeva di, quando non c'era nessuno, aprire e ripiegare i capi per far vedere che, insomma, bisognava sempre far vedere che si faceva qualcosa. In effetti in quel momento si faceva qualcosa di abbastanza inutile. Quando uno lavora da casa le ore di lavoro sono effettivamente ore di lavoro, le ore buche possono essere benissimo utilizzate in modo produttivo, quindi la produttività secondo me aumenta. Ci può essere una riduzione dello stress a condizione di organizzarsi bene,
nel senso che non si sta più imbottigliati nel traffico, non si sta più magari a gomito con colleghi con cui non si va d'accordo, si possono gestire gli orari e i momenti di lavoro in modo autonomo. Quindi questo secondo me è un fattore che è importante per poter restare tranquilli. C'è il fatto della disponibilità, la riunione con gli insegnanti, piuttosto che portare il bambino al calcio, a danza, eccetera, eccetera, potendo gestire i propri orari, uno ovviamente si organizza in modo da poter essere presente quando i bambini hanno bisogno. C'è la libertà di scegliere i propri collaboratori e i propri clienti, ovviamente una volta che l'attività è avviata, all'inizio uno prende un po' quello che c'è, dopodiché non hai l'obbligo di sopportare magari clienti difficili o troppo esigenti oppure mai contenti, insomma riesci a fare una certa selezione. E poi c'è la soddisfazione personale, nel senso che probabilmente chi sceglie di fare questo tipo di lavoro sceglie comunque una cosa che lo appassiona. E questo è importante perché passiamo al lavoro molte ore della nostra giornata e quindi alla fine della nostra vita. Ed è bello poterle impiegare in qualche cosa che ci piace e ci appassiona. Poi ci sono anche i contro, perché non è tutto oro quello che luccica. Lavorare da casa, soprattutto mettersi in proprio in generale, presenta dei rischi perché la maggior parte delle molte nuove imprese falliscono nel giro di pochi mesi o dei primi anni. Per lanciarsi ci vuole coraggio, ci vuole organizzazione, ci vuole determinazione. Poi c'è la flessibilità che abbiamo già elencato fra i pro, ma è anche un contro. Perché flessibilità vuol dire poter lavorare a qualunque ora e rischiare di lavorare a qualunque ora, del mattino, del giorno, della notte, si rischia di rimanere anche un po' prigionieri, si rischia di dover essere sempre disponibili, che gli eventuali clienti poi diano per scontata anche la nostra disponibilità sempre, e bisogna saper porre i limiti giusti alla nostra flessibilità. C'è la difficoltà di organizzazione da tenere in conto. Organizzare quando uno è al lavoro, quando uno è a casa, è a casa. Se la casa e il lavoro sono allo stesso posto, aspetta, prima di finire questo vado un attimo a stendere il bucato, poi suona il telefono, è mia suocera. Insomma, bisogna riuscire a dividere bene le due cose, anche per quanto riguarda i familiari, che ovviamente avendovi a casa sono lì, mamma devo fare pipì, mamma lui mi ha detto questo, mamma, i bambini giustamente, soprattutto se uno ha scelto di stare a casa per stare con i bambini, è ovvio che l'idea non è quella di chiudersi in una stanza e di non calcolarli. Se c'è la possibilità di qualcuno che aiuta, se c'è un marito presente anche fisicamente, nel senso che ovviamente anche lui deve lavorare, se c'è una mamma, una suocera, una zia, se c'è qualcuno che può dare una mano, ovviamente la situazione è ideale, altrimenti nei primi anni, se si ha proprio il bambino a casa, l'organizzazione è difficile, non è impossibile. Bisogna secondo me valutare bene il fatto che ne valga o meno la pena. Nel senso che io ho sperimentato questa situazione di estrema stanchezza che mi ha portato alla depressione e ovviamente non consiglierei a nessuno di lanciarsi in un'impresa del genere con bambini piccolissimi per finire poi nella frustrazione del non riuscire a gestire i due, o del sentirsi in colpa perché il bambino è lasciato lì mentre io lavoro, o del sentirsi frustrato perché non riesco a lavorare perché il bambino è aggrappato lì alla gamba che mi tira. Ovviamente il momento migliore per avviare un'attività in proprio è sicuramente l'inizio della scuola. Poi ovviamente la vita non sempre mette le cose davanti a noi al momento giusto, quindi può essere necessario effettuare questo passaggio in un altro momento, e in questo caso è opportuno secondo me sfruttare l'eventuale aiuto che si può avere dalle proprie cerchie diciamo di amici e parenti, se possibile, purtroppo non per tutti è possibile,
Se è possibile, bisogna imparare a chiedere. Io mi sono accorta di non averlo mai fatto, mi aspettavo di ricevere dell'aiuto, ma non l'ho mai chiesto apertamente. Forse se l'avessi fatto l'avrei avuto di più. A volte ci si aspetta che gli altri, soprattutto le persone che ci sono care, ci capiscano al volo. Non è detto. Non è detto e in questo caso bisogna imparare a parlare e a chiedere aiuto. Magari risponderanno di sì, magari di no, ma in ogni caso ci saremmo tolti il dubbio. Abbiamo parlato di difficoltà di organizzazione, c'è anche la difficoltà di gestione del tempo. Appunto, il tempo di lavoro rischia di inglobare il tempo dedicato alla famiglia. L'ideale sarebbe riuscire a organizzarsi in modo tale da dedicare un tot di ore al lavoro e un tot di ore, a tutto il resto, alla famiglia, ma anche a se stessi, perché c'è un concetto molto importante. Ieri per venire qui ho preso un aereo. Allora, chi ha già preso un aereo sa che prima di partire il personale di bordo indica le procedure di emergenza, indica le uscite di emergenza, le maschere per l'ossigeno che scendono e dicono sempre questa frase: mettete la vostra maschera prima di aiutare le persone che hanno bisogno di assistenza. Perché se tu svieni per mancanza di ossigeno, cercando di aiutare il tuo vicino, muori tu e il tuo vicino. Questo vale anche per le mamme che hanno tendenza a sacrificarsi e per ritrovarsi poi ad essere uno straccio e non poter essere più d'aiuto a nessuno, né ai figli, né al marito e ovviamente neanche a se stesse. Tendiamo spesso a metterci all'ultimo posto, tendiamo a non dare importanza, a mettere i figli, li amiamo così tanto che li mettiamo al primo posto e poi però non prendendoci cura di noi stesse, mettiamo anche in pericolo, tra virgolette, i nostri figli, perché quando io non stavo bene, i miei figli non stavano bene. E non si può aiutare nessuno se si sta male, quindi bisogna imparare a prendersi cura di se stessi. Io ho fatto una suddivisione, una specie di grafico dove ho fatto un cerchio e ho suddiviso in fette, il tempo per, quelle che erano le mie priorità. C'era la casa, c'era, allora il cerchio è diviso prima in due e poi una parte è divisa ulteriormente in due. Grazie mille. E c'era dunque, quindi un quarto è dedicato al lavoro, un quarto è dedicato alla casa e poi invece una metà del cerchio è la famiglia, che era per me la mia priorità. La famiglia sono i miei figli, mio marito, ma anche io. Questa è una cosa che io ho dimenticato e che è per questo che sono sprofondata anche la mia incapacità di chiedere aiuto e il fatto di trascurare me stessa. Volevo essere una brava mamma. Mi occupavo dei miei figli, non li mollavo un secondo, e poi però se manca l'energia non si può più aiutare nessuno. Quindi non è egoismo prendersi un pomeriggio per sé, farsi il riposino, prendersi il tempo, se il bambino non dorme, lasciarlo a qualcuno, ma insomma cercare di recuperare, perché se noi siamo stanche, non possiamo essere efficienti per gli altri. Un altro problema del lavoro da casa è la difficoltà nel separare appunto il lavoro dalla famiglia. È bene che i membri della famiglia sappiano che quando siamo al lavoro, siamo al lavoro. È bene anche però tenere presente nella nostra mente che se abbiamo scelto di lavorare da casa per stare vicini alla famiglia, appunto l'obiettivo non è quello di chiudersi in una stanza. Insomma, bisogna cercare di gestire gli orari e i tempi. All'inizio può essere difficile, prima parlavo della difficoltà quando i bambini sono piccoli. A me è successo, appunto, ho avviato la mia attività quando avevo ancora la piccola, molto piccola, che era a casa. Mi ritrovavo a lavorare al mattino presto, alzarmi alle 5 e mezza, alle 6, lavoravo finché poi non si alzavano i bambini e poi lavoravo di nuovo dalle 8 quando li mettevo a letto fino a orari indefiniti. All'inizio è stato così, poi piano piano, insomma, con l'arrivo, con l'inizio della scuola, gli orari sono diventati più facili da gestire. Un altro problema può essere l'isolamento. Quando si lavora da casa, si sta in casa,
prevalentemente, soprattutto all'inizio, poi magari arrivano anche le opportunità di andare in giro. Se si è una persona molto socievole, questo può essere pesante. Se al contrario si è persone molto riservate, io sto benissimo in casa mia, potrei non uscire per giorni e non soffrirei, però si rischia di accentuare eccessivamente questo tratto del proprio carattere e di diventare veramente degli eremiti. Secondo me è importante, appunto, sempre prendersi cura di sé, fa parte anche dell'esempio che diamo ai nostri figli, nel senso che ai nostri figli non vogliamo, almeno in genere, l'idea di una persona isolata, completamente tagliata fuori dal mondo. Quindi restare in contatto con il mondo esterno, che sia con le mamme degli altri bambini, che sia con colleghi, ex colleghi di lavoro, se per esempio continuiamo a svolgere da casa la stessa attività che svolgevamo prima, i casi sono due: o ci mettiamo in concorrenza con le persone con cui lavoravamo prima, quindi forse i rapporti rimangono un po' tesi, oppure possiamo collaborare, scambiarci idee, scambiarci le novità, gli aggiornamenti, insomma questo può essere un modo per rimanere in contatto con il mondo esterno sia sotto l'aspetto personale che sotto l'aspetto professionale. Nel primo caso in cui ci si lasci magari non bene con i propri colleghi o datori di lavoro precedenti, la rete può essere utile per trovare nuovi contatti con cui scambiare esperienze, con cui scambiare informazioni e con cui anche magari incontrarsi e allargare la propria cerchia personale. È importante, secondo me, appunto, tenere in considerazione anche le amicizie e i rapporti interpersonali esteriori al lavoro. È importante per lo stesso concetto della maschera di ossigeno. Abbiamo bisogno, per trasmettere qualche cosa di positivo, abbiamo bisogno di averlo. Nessuno può dare quello che non ha. Quindi se dobbiamo dare ossigeno agli altri, dobbiamo avere ossigeno, dobbiamo poter respirare noi. Ah, un altro punto dolente. Ho scritto tendenza a lasciarsi andare. Io ho detto che appunto sono una persona molto casalinga e che potrei non uscire per giorni e mi è successo. Mi è successo quando mio marito era a casa, si occupava lui di portare i bambini a scuola, io lavoravo, ero chiusa nel mio stanzino e magari a volte passavo le giornate in pigiama. Può anche andare bene per un periodo. Poi mi è successo che è venuto a suonare il postino a mezzogiorno ed ero in pigiama, in ciabatte, con i capelli così, e mi sono detta, ma forse può essere il caso anche di vestirsi al mattino. anche per essere presi più sul serio, anche proprio dai familiari. Perché comunque quando sei dietro a un computer gli altri hanno sempre l'impressione che sei lì, che non stai concludendo un granché, non si vede quello che fai. E quindi passano le ore, tu sei lì e che stai combinando non si sa. E poi ecco, anche rispetto ai figli, mi sono resa conto, questa cosa del postino è stato un po' il fattore scatenante, però insomma i bambini che tornano a casa da scuola e ti trovano ancora in pigiama, non lo so, non mi sembra anche lì un messaggio molto positivo da dare anche a loro. Ancora una volta, quello che fai loro non lo vedono, vedono solo che da stamattina non ti sei ancora vestita. E quindi ho iniziato a impormi come regola di vestirmi al mattino, di mettermi addirittura le scarpe. Ho scelto un paio di scarpe da ginnastica che usavo solo in casa e insomma essere vestita dalla testa ai piedi, essere pettinata, essere curata. Anche per me stessa perché magari c'è la giornata in cui uno proprio non ha voglia, soprattutto d'inverno quando fa freddo, piove, se non sei obbligata ad uscire, però deve essere un'eccezione. Ecco, io mi sono data come regola quella di essere pronta ad uscire in qualunque momento. Un'altra volta mi è successo in effetti che mi chiamassero da scuola perché mio figlio non stava bene e anche lì ero pronta. E
un'idea di serietà, di professionalità che anche per se stesse, quando ti guardi allo specchio stai lavorando, non sei lì a casa a fare niente, anche perché questa è un'idea che spesso hanno gli altri. Un altro dei contro che ho inserito nella mia lista è la mancanza di riconoscimento sociale. Quando dici che lavori da casa, ti guardano un po', ok, cioè, o con invidia, ma un'invidia un po' l'idea che c'è dietro è: vabbè, non hai bisogno di lavorare. Insomma, stai, lavori da casa, non hai bisogno di lavorare. Oppure con compassione, sì, ok, fai la casalinga e vuoi darti un tono di quella che lavora. E invece magari fai più ore tu della persona che hai di fronte che lavora in ufficio, anzi questo è molto probabile, perché quando si lavora da casa e si lavora in proprio, spesso si fanno molte più ore, quella di lavorare meno, ma di lavorare meglio. Però le ore ci sono, le ore di lavoro ci sono. Come combattere lo sguardo degli altri? Imparando a non darci peso, oppure semplicemente parlando di quello che si fa senza precisare che si lavora da casa. Adesso negli anni ho ricevuto appunto tante richieste di persone che volevano fare questa scelta. Adesso vedo soprattutto in rete la tendenza opposta di chi lavora in proprio da casa e vuole uscire di casa per uscire dall'isolamento proprio o per riprendere una vita sociale, e nascono i co-working, questi spazi condivisi di lavoro dove più persone che magari sono freelance e lavorano in proprio condividono un ufficio, si condivide l'affitto, si lavora in spazi, ciascuno ha i propri spazi. Questa può essere anche un'idea più avanti, poi quando i bambini sono grandi e l'esigenza non è più di stare a casa con loro, per riuscire a separare meglio casa e lavoro, per riuscire ad avere scambi con altre persone del settore, può essere interessante. Nel libro due anni fa parlavo auspicavo la nascita di spazi co-working per mamme, e con piacere ho visto che a Milano, insomma in altre grandi città, stanno nascendo queste realtà che trovo molto interessanti. Anzi, in quel caso magari in molti spazi si può anche portare il bambino con sé, eventualmente. Parlavamo prima dei grossi limiti, c'è la volontà spesso delle mamme di non vivere la maternità come un handicap, soprattutto con questi supporti per portare, si può andare ovunque, si può fare tutto, si può anche lavorare con il bambino. Non sempre poi però di fronte i nostri interlocutori sono pronti ad accogliere, non sono attrezzati o non hanno la mentalità. Questo bisognerà cambiarlo piano piano e lavoriamo proprio per questo, per cambiare queste cose. Fin qui abbiamo parlato di mettersi in proprio. Mettersi in proprio, ma fare cosa? Bisogna trovare un'idea. Come vi raccontavo, per me è stato tutto abbastanza casuale, è stata una serie di circostanze. Se per una persona che desidera fare questo passo e mettersi in proprio, ovviamente è necessario considerare prima di tutto le proprie capacità, le proprie competenze e la possibilità che il proprio lavoro possa essere svolto in proprio o da casa. Il primo passo da fare è sicuramente considerare se c'è una cosa che ci appassiona. Se c'è una cosa che ci appassiona, è come fare se eventualmente questa cosa può diventare un lavoro. Per esempio il fatto del portare l'allattamento, si può diventare consulenti, ho conosciuto tante mamme che sono diventate doule, che aiutano le altre mamme a partorire in casa, che magari avevano mestieri completamente diversi. Oppure ci sono persone che invece continuano a svolgere il lavoro che svolgevano in azienda, come Flavia che vedremo più tardi, però in modo autonomo. In modo autonomo. Lei lavorava in un'azienda, lavorava nel marketing, ora fa la stessa cosa ma lo fa per sé. Questa è sicuramente la prima decisione da prendere: voglio continuare a fare il mestiere che svolgo adesso, oppure voglio dare una svolta e voglio trasformare la mia passione in professione. Dopodiché ovviamente bisogna mettere in atto tutte le proprie conoscenze e bisogna essere purtroppo obiettivi. Non sempre
i sogni sono realizzabili, ma organizzandosi bene, tante volte la realtà può anche superare il sogno. Per quanto mi riguarda, io ho sempre desiderato scrivere, ho sempre scritto fin da bambina e avevo così poca fiducia in me che ho scelto di studiare da traduttrice, perché pensavo che avrei tradotto i libri degli altri. Non osavo nemmeno sognare di scrivere i miei. Scrivevo, magari ce li avevo anche già scritti i libri nel cassetto. Ma non avrei mai pensato che a qualcuno potesse interessare leggerli. Ho iniziato questa gavetta da traduttrice e mi è andata male. Non riuscivo a tradurre libri, insomma, mi capitavano i manuali d'uso di magari telefoni, cose noiosissime, cose tecniche, cose. Andavo a bussare alle case editrici e mi dicevano: torna quando avrai più esperienza. E, insomma, è stato frustrante e non sono riuscita a realizzare questo mio progetto di fare la traduttrice letteraria. Poi però un giorno mi è arrivata una telefonata di un editore che voleva che scrivessi un libro per lui. E lì mi sono detta, ma perché no? Perché no? E poi in realtà questo libro qui io lo stavo già scrivendo, era tutte le risposte che io scrivevo alle mamme che mi contattavano, perché poi io cerco sempre di rispondere a tutti, ricevo tantissime email tutti i giorni e cerco sempre di rispondere a tutti, soprattutto c'è chi mi scrive solo per presentarsi o per dirmi grazie. Cioè, sono persone, come dicevi tu prima, parlando del... non so se dell'allattamento o del portare, insomma, basta che ci sia una persona che dice: ah, mi si è aperto un mondo, ho scoperto il portare, ho scoperto lo yoga, ho scoperto... E per me va bene così, basta un messaggio di una persona che ha migliorato la sua vita grazie a qualcosa che ho scritto, e per me la mia missione è compiuta. Quando le persone mi scrivevano per chiedermi consigli sul mettersi in proprio, sul lavorare da casa, io rispondevo e queste mail diventavano sempre più lunghe. Poi piano piano ho iniziato a fare quasi copia e incolla, perché insomma erano più o meno tutte cose simili, e in realtà l'editore mi aveva contattato per un altro progetto, che è il libro che è uscito poi dopo questo. E piano piano io questo materiale ce l'avevo già, insomma un po' meno sviluppato, ma ce l'avevo già sotto mano, perché erano le risposte che io davo a tutte queste donne che mi contattavano. E quindi ho detto: sì, mettiamo tutto nero su bianco, mettiamo tutto un passo dopo l'altro, ripercorro la mia esperienza con il senno di poi, perché ovviamente quello che a me è capitato per caso può essere anche impostato volontariamente. Questo non significa che chiunque segua passo per passo riuscirà a fare della propria passione una professione, ma può essere comunque un complemento, può essere anche solo un hobby piacevole, può essere un modo per restare in contatto con altre persone. In questo caso parliamo di mamme, ma non necessariamente. Ecco, io quello che consiglio è trovare una cosa che appassioni, appunto. In questo caso, se quello che noi facciamo è una passione, cosa succede? Che se si trasforma in professione è un sogno che si realizza. Se invece rimane un hobby, è comunque una cosa che ci porta comunque, ci arricchisce, ci porta comunque piacere. È ovvio che se decidiamo di creare ad esempio un blog a tavolino per guadagnare, che il nostro obiettivo è semplicemente di guadagnare, se i guadagni non arrivano, anche perché se arrivano, arrivano dopo anni. Quindi ci sono anni di lavoro alle spalle in cui uno, se non ha la passione per quello che sta facendo, sicuramente o getta la spugna o comunque è molto molto frustrante stare lì ad aspettare i risultati. Se invece ci si aspetta lo scambio prima di tutto, lo scambio, l'arricchimento che c'è dall'interazione con gli altri, c'è già la soddisfazione, c'è già un motivo per continuare, e poi quando e se arriveranno le opportunità professionali sarà solo un di più. Allora, adesso mi baso sempre su questa scaletta del lavoro. Dunque, siamo
Siamo al punto in cui dobbiamo decidere se lanciarci o meno. Purtroppo in Italia per qualunque attività remunerata, qualunque attività professionale, è necessario avere una partita IVA. Se decidete di mettervi in proprio e insomma di guadagnare per poter fatturare, dovete avere una partita IVA. Questo purtroppo è un limite, perché in Francia ad esempio si può avere una partita IVA, questa cosa non ha un costo, quello che io pago delle tasse su quello che guadagno semplicemente. In Italia invece la partita IVA ha un suo costo che va ammortizzato, quindi prima di iniziare una qualsiasi attività è importante valutare che si parte già un po' in perdita, diciamo. Quindi è necessario guadagnare almeno quello che serve per coprire questi costi iniziali. Esistono regimi agevolati, non so se esiste ancora il regime dei minimi, per chi guadagna meno di una certa soglia, credo siano 30.000 euro all'anno, almeno così erano, così era. E questo regime è esentato dall'IVA. Purtroppo le leggi cambiano velocemente, fin troppo velocemente, è difficile stare dietro a tutti questi cambiamenti, quindi il mio consiglio è di consultare prima di tutto un commercialista per sapere come dichiararsi, come organizzarsi. Allora, io non sono assolutamente ferrata in tutte queste cose tecniche e commerciali, però ecco, una cosa che secondo me è molto importante è mettere nero su bianco innanzitutto che cosa ci si aspetta, l'obiettivo che vogliamo raggiungere, e poi quello che viene chiamato tecnicamente il business plan, una sorta di progetto, di programma. Io ho fatto un semplicissimo, l'ho messo qui alla fine, una semplicissima tabella di due colonne. La semplicissima tabella di due colonne, dove da una parte ho elencato innanzitutto il titolo. Il titolo è il nome del progetto ed è un po' la propria missione. Poi ci vuole una descrizione, obiettivi, mission e competenze. Bisogna essere obiettivi soprattutto sulle proprie competenze per non rischiare di rimanere arenati. Il target. Bisogna definire a chi è rivolto questo progetto. Il mio progetto inizialmente era quello del Meitai, quindi era rivolto alle neomamme essenzialmente. Poi ci vuole un'analisi di mercato. Io non l'ho fatta, però se dovessi tornare indietro e fare questa cosa a tavolino, analisi di mercato, bisogna vedere la concorrenza, la domanda, l'offerta, insomma quello che c'è già disponibile sul mercato. All'epoca non c'era molto, adesso c'è parecchia scelta. Ovviamente non consiglierei oggi di seguire le mie tracce, nel senso, diciamo che la mia forza è stata quella di un po' di fortuna, sicuramente di casualità, e io quello che ho fatto è stato cercare una soluzione a un mio problema. Io avevo questo problema di dovermi portare dietro il bambino appiccicato ovunque, e poi il problema, tra virgolette, era alla fine di voler il mio supporto personalizzato come piaceva a me, realizzato con il mio tessuto. Ho risolto questo problema e ho risolto il problema di altre persone che... ho risolto il problema di chi voleva crearsi il proprio Meitai mettendo a disposizione il modello gratuitamente, e ho risolto il problema di chi ne voleva uno ma non poteva o non sapeva farselo mettendo a disposizione le mie competenze, creandolo per loro. All'epoca c'erano altre aziende che vendevano Meitai, e anzi alcune anche molto valide, che io consigliavo tranquillamente alle persone che mi contattavano e che non potevo accontentare per motivi di tempo o altro. Questa può sembrare una cosa un po' un controsenso, mandare i propri clienti dalla concorrenza. Io invece lo considero un servizio,
Nel senso che una persona mi contatta per avere un Meitai, non ho il tempo in questo momento, non ho la possibilità di accontentarla, la mando da qualcun altro che so essere valido, questa persona comunque sarà colpita positivamente, gli avrò risolto comunque il suo problema, indirettamente, e sono convinta che la prossima volta tornerà prima da me. Oppure tornerà dall'altro, non importa. Beh, il Meitai del resto non è una cosa che si compra due volte, in genere. Però magari non lo compri due volte, ma lo consigli a un'amica e magari le consigli il sito su cui io ti ho mandata e le consigli anche il mio, poi lei sceglierà. Ma sono sicura che comunque questa persona farà il mio nome, perché io l'ho aiutata. E io sono convinta che comunque quello che facciamo di buono in genere torna indietro. Poi bisogna fare una fredda analisi di redditività. Nel senso che per me una grossa difficoltà all'inizio è stata stabilire il prezzo. Quanto lo vendo il mio Meitai? Ovviamente dipende dal prezzo delle stoffe, ma ci sono le ore di lavoro che vanno quantificate e ci sono, insomma, c'è la manodopera, c'è il fatto che l'oggetto sia un pezzo unico. Bisogna decidere a cosa dare valore e soprattutto la cosa più importante è che non bisogna rimetterci. All'inizio ho avuto grandi difficoltà e quando ho messo in vendita i miei primi Meitai li ho messi in vendita a 90 euro, che era il prezzo semplicemente ore di lavoro più prezzo del tessuto moltiplicato per 2. Mi sono sentita dire da molti che questo prezzo era caro, e in effetti non è poco 90 euro. Ma se io avessi messo, un prezzo più economico, avrei svenduto il mio tempo. Il tempo in cui io stavo chiusa nel mio stanzino invece di stare con i miei figli, e in quel caso non valeva la pena, preferivo scendere giù e giocare con loro. Ho scelto quindi questo prezzo che è, insomma, elevato, ma comunque abbastanza allineato con quello della concorrenza, se ne trovano anche di meno cari. Dalla mia avevo il fatto che erano tutti pezzi unici ed erano molto diversi, appunto sceglievo tessuti molto particolari ed erano molto diversi da quelli che si potevano trovare in giro. Poi c'erano persone che con il tempo si erano affezionate a me e che amavano l'idea che fossi proprio io a realizzare il loro Meitai, e quindi insomma chi voleva lo continuava a comprarlo, cominciava e continuava. Altre persone ovviamente piano piano si sono creati, il Meitai si è diffuso molto negli anni e quindi le possibilità sono tante, si trovano un po' a tutti i posti. Io ho continuato a farli appunto finché ero immersa in questo mondo del portare. Poi quando i miei figli hanno iniziato ad andare per i fatti loro, ho iniziato a interessarmi ad altre cose e piano piano, insomma, anche il mio lavoro si è incentrato su altre cose. Quindi dicevo, mi sono un po' persa, ma parlavamo dell'analisi di redditività. È difficile dare un prezzo al proprio lavoro. Quando il proprio lavoro è materiale, come appunto la creazione di qualche cosa, bisogna senz'altro tenere conto del prezzo della materia prima e delle ore di lavoro. Ecco, io il metodo che ho adottato è stato questo: ore di lavoro più materiale moltiplicato per 2. Nel caso voi forniate un servizio, l'ideale è allinearsi un po' sui prezzi della concorrenza, magari cercare di essere... È semplicemente una formula... Sì, così, perché non così. Il lavoro il materiale all'inizio poteva essere già da potersi... Sì, sì, alla fine no, perché comunque uno paga delle tasse su quello che fa, e da noi sono il 23%, io abito in Francia, qui c'è da coprire appunto anche la spesa della partita IVA e il fatto che ne valga veramente la pena, nel senso che... Ma è giusta la domanda, io ho avuto grandi difficoltà all'inizio, perché giustamente sì, poteva costare la metà. E poteva essere anche più accessibile. Certo, assolutamente. Poi in realtà è eccessivo come prezzo, però chi magari lo desiderava e non poteva accontentare anche una fascia di quelle donne che magari... Assolutamente. Certo che questa è una cosa sicura,
si fanno tutti gli sforzi possibili. Assolutamente, sì, penso che sia un prezzo che è abbastanza accessibile, poi no, in effetti non per tutti. Devo dire una cosa a mia discolpa, no, so che non mi devo giustificare. Ovviamente c'è questa cosa di voler aiutare le altre mamme, assolutamente, perché io poi mi sono trovata in una situazione in cui avevo bisogno di aiuto e non l'ho trovato. Devo dire che mi è successo di ricevere messaggi di, per esempio ricordo ancora una mamma che aveva una bambina prematura e gliel'ho regalato. Ne ho donati anche a un'associazione che lavora con i bambini prematuri, perché questi supporti vengono utilizzati quando i bambini sono prematuri, per tenere il bambino contro la mamma al posto di metterlo nell'incubatrice. Quindi ovviamente economicamente la cosa non porta a niente, però l'idea è di aiutare. Non è necessario, nel senso che se uno il suo progetto è semplicemente di lavorare da casa, poi deve coprire le spese e deve purtroppo guadagnare, altrimenti si va in perdita. Ecco, ore di lavoro più materiale non basta. Pensandoci così velocemente, sì, poi invece ci sono le spese, ci sono le tasse e quindi qualcosa deve rimanere in tasca. Poi c'è l'impegno lavorativo da analizzare. Bisogna sapere quante ore possiamo dedicare al lavoro realisticamente, appunto alzarsi alle 5, andare a dormire alle 2 di notte va bene per qualche giorno, poi insomma dopo un po' uno deve comunque mantenere la famosa energia di cui parlavamo prima, per essere la donna, diciamo, è un po' il pilastro della famiglia, che se ne dica. Se crolli tu, crollano anche gli altri, quindi bisogna stabilire in modo realistico quanto il nostro fisico ci permette di, quante ore il nostro fisico ci permette di dedicare al lavoro. Bisogna poi sapersi organizzare, nel senso che le nostre competenze possono essere buone in un certo campo, per esempio posso saper cucire molto bene, però magari non so fare i conti. Questo è proprio il mio caso, e quindi può essere necessario rivolgersi a qualcuno che ci aiuti, e quella è anche una spesa che va anche lei ammortizzata, inserita nella definizione del prezzo che noi andiamo ad applicare poi al nostro prodotto. Ci sono eventualmente, nel mio caso per esempio, le spese di spedizione, che erano molto costose. Io ho applicato, per esempio, ho messo questo prezzo di 90 euro, calcolando 10 euro di spedizione, per la persona che acquistava venivano fuori 100 euro. In realtà io la spedizione la pago 16 euro dalla Francia, quindi mi inglobavo. Mettere 16 euro di spedizione avrebbe scoraggiato chiunque. Quindi ho inglobato questi 6 euro nel prezzo e ho messo la spedizione a 10 euro. Alla fine venivano fuori 100 euro, bene o male, io grattavo un po' di qua e le spese di spedizione rimanevano elevate ma ragionevoli. Purtroppo non ho potuto trovare, lavorando dall'estero, una soluzione migliore, la spedizione costa molto. Bisogna poi appunto considerare le spese da affrontare, le attrezzature, in base al lavoro che svolgete. Se lavorate sul web avete bisogno di un computer performante, se fate il grafico, se fate, insomma, in base a quello che fate avete bisogno di programmi specifici, se create degli oggetti avete bisogno della macchina da cucire piuttosto che di altre attrezzature. Spesso se il lavoro parte da una passione le attrezzature le possediamo già, questo è già un buon passo, in caso contrario bisogna investire in attrezzature che vanno poi ammortizzate. E poi ci sono le strategie di promozione da considerare. Una volta che avete impostato il tutto, bisogna farsi conoscere. Il passaparola è senz'altro un mezzo potentissimo. Parlavo prima del fatto di mandare i clienti che non potevo soddisfare dai concorrenti. Magari in quel momento la scelta non mi portava nulla, però mi portava un buon riscontro, un buon passaparola. Le persone poi parlavano bene di me e magari chi sentiva parlare poi veniva e si rivolgeva a me quando aveva bisogno della stessa situazione. Oggi appunto abbiamo la rete, che è un mezzo di promozione e di comunicazione potentissimo. Va sicuramente studiato,
lo vedremo sicuramente oggi pomeriggio in modo approfondito con Flavia. È un mezzo che quando sbarchi sul web è un oceano e ti puoi sentire perso, ma se inizi a navigare, tra virgolette, inizi a scoprire le possibilità, innanzitutto di restando proprio sul tema delle mamme, di sostegno. Io ne ho avuto tantissimo e ne ho dato tantissimo senza neanche tanto sforzo, semplicemente condividendo le mie esperienze. Tante persone mi hanno detto: ah, ma allora non sono solo io, ah, ma allora non sono sola, ma tu come hai fatto, ma io ho fatto così, ma che ne dici? Insomma, ci si scambia ed è molto molto importante. C'è addirittura un sito canadese che è appunto un aggregatore di mamme che dice che appunto il web sostituisce oggi quello che era, insomma, la famiglia allargata un tempo. C'è chi ha la fortuna di averla ancora, chi non ce l'ha trova magari in rete il sostegno, anche solo le informazioni su temi di cui a volte non si osa neanche parlare, come appunto l'adozione, come la fecondazione assistita. Ormai si trova di tutto, bisogna un po' saper scremare. Il web ha il vantaggio di essere una vetrina, una grande vetrina, e di essere molto democratico, nel senso che tu ti esponi e se quello che fai merita hai la possibilità di essere visto. Dici no? Ah no. Altrimenti no, giustamente. Poi purtroppo io trovo che la rete sia molto meritocratica. Questo non vuol dire che chiunque vale riesca poi a farsi conoscere, purtroppo, perché comunque la concorrenza è grande, in rete c'è di tutto, ci sono milioni di persone, milioni di progetti. Bisogna un po' imparare a comunicare e a domare un po' questi strumenti che sono, possono essere i blog e i social network. I social network sono spesso visti con un po' di timore, perché stai su Facebook, stai lì a cazzeggiare, non concludi niente, perdi il tuo tempo. Invece no, invece, oddio, sì, c'è anche chi passa le sue giornate su Facebook a giocare o a chiacchierare semplicemente, o a sbirciare i fatti degli altri. Ma Facebook è un mezzo potentissimo, innanzitutto sotto il profilo personale, per stare in contatto, per me che ho vissuto in posti diversi, Facebook è meraviglioso perché mi permette di rimanere in contatto con persone conosciute a destra e a sinistra, che altrimenti magari non sentirei così, così spesso. Per quanto riguarda il lavoro, è una vetrina incredibile, nel senso che le condivisioni possono arrivare ad avere una portata che non possiamo assolutamente immaginare. Se noi scriviamo un contenuto interessante e questo viene condiviso dai nostri contatti, di condivisione in condivisione ci facciamo conoscere. Ovviamente il blog resta secondo me un punto di riferimento. C'è chi dice che i social network prenderanno il posto del blog. Io trovo che il contenuto su social network si perde presto, nel senso che viene condiviso al suo momento di gloria e poi però si perde. Sul blog ritrova sempre il contenuto che cercava, magari anche a distanza di anni. Io ho gente che mi scrive e dice: ma ho visto 2 anni fa che parlavi del Muay Thai, adesso aspetto un bambino, dov'era quel post lì? E uno lo ritrova facilmente. Il blog secondo me è un'ottima vetrina per cominciare. In America o nel mondo anglofono ci sono molti blogger di professione che vivono semplicemente del proprio blog. Loro scrivono e con gli annunci pubblicitari campano. In italiano è un po', insomma, il pubblico è molto meno numeroso, quindi anche solo per questo le possibilità sono limitate. Bisogna avere proprio, creare veramente siti grandi con contenuti più volte al giorno, insomma, bisogna veramente, è possibile, tutto è possibile, però è un lavoro veramente enorme, a volte ci vuole addirittura una squadra, insomma, per una persona da sola può essere complesso. Se rimaniamo nell'ottica della cosa artigianale, fatta in casa, familiare, il blog è una vetrina assolutamente e va associato ai social network.
scrivere un post sul blog, risolvere un problema, risolvere un problema proprio che può essere condiviso dagli altri, è sicuramente una carta vincente. Io sul mio blog parlo di tante cose, parlo di attività con i bambini e molte persone vengono a cercare proprio delle idee, dei consigli. A volte mi danno anche loro le idee. Già solo il fatto di vendere i miei tagli è un'idea che è nata dalla richiesta. A volte scrivo un post e qualche lettore o lettrice mi chiede ma mi piacerebbe approfondire questo tema o quello, e questo mi dà delle idee. Ecco, il blog è, quando uno inizia è un po' solo, diciamo. Io quando ho iniziato ero convinta di essere sola e quindi non, la cosa non mi preoccupava. Se uno apre un blog per lavorarci, magari all'inizio il fatto che non ci siano molte interazioni può essere un po' frustrante all'inizio. Ovviamente il modo migliore è quello di interagire, per attirare persone è quello di interagire, andare magari su altri blog simili, commentare, fare domande, chiedere, attirare un po' l'attenzione su di sé. Io ho iniziato proprio così, a visitare gli altri blog cliccando sui nomi delle persone che venivano da me. E poi ci sono i social network, assolutamente da sfruttare, perché possono essere una grandissima perdita di tempo, ma possono essere anche una grandissima fonte di ispirazione e di reclutamento, diciamo, di nuovi contatti. Ovviamente tutto quello che è professionale dovrebbe poter essere pubblico per poter essere condiviso al massimo. Se voi siete su Facebook, quello che voi condividete, avete delle impostazioni che potete gestire, e questo è importante conoscerlo, perché prima di tutto per limitare il pubblico dei contenuti personali, e invece per lasciare la possibilità a tutto quello che è professionale di poter essere condiviso. Se voi impostate un post solo per gli amici e i vostri amici vogliono a loro volta condividerlo, Facebook non lo permette, perché le vostre impostazioni sono limitanti. Quindi se avete contenuti che volete che vadano oltre la vostra cerchia personale, è importante impostarli come pubblici. Questo si può fare ad ogni volta che voi pubblicate qualche cosa, potete scegliere le impostazioni. Se avete un blog, l'idea interessante può essere quella di creare una pagina. Una pagina è sempre pubblica e quindi i contenuti possono arrivare ovunque. Altri social network conosciuti e molto usati sono Twitter, che è un po', forse un po' più complesso da addomesticare all'inizio, e però permette anche lì di raggiungere una grande portata senza grande sforzo, tra virgolette. Sì, ci vuole lo sforzo e la costanza nell'utilizzarlo, nell'imparare a navigarlo bene, però c'è questa funzione del retweet, che è come la condivisione su Facebook, che permette al vostro contenuto di essere condiviso e condiviso e ricondiviso e di arrivare a un gran numero di persone. Altri social network, tra i più importanti c'è Google+, che è il social network di Google, che sembra avere non grande popolarità, però è molto importante. La maggior parte delle persone non lo usano, lo usano poco, ma è molto importante perché è firmato Google. E i contenuti firmati Google sono indicizzati molto bene rispetto agli altri. Quindi è importante, se desiderate essere in rete e condividere i vostri contenuti, non è da sottovalutare, perché nei risultati di ricerca i contenuti di Google vengono privilegiati. Quello che succede anche quando, se voi collegate il vostro account Google ai vostri contenuti, e che per esempio i vostri amici nei loro risultati amici nel senso i vostri contatti sul web, nei loro risultati di ricerca possono vedere le cose che voi raccomandate con la vostra foto vicino, e chi vi segue e si fida di voi giustamente può seguire anche i vostri consigli. Quindi Google+ è molto sottovalutato, ma invece è assolutamente da tenere presente. Quando arrivate a questo punto, appunto, parliamo di autopromozione e quello che viene definito personal branding.
Vi lanciate in un settore, allora o avete un'idea folgorante, meravigliosa, nuova che si vende da sola per la sua originalità, oppure dovete fare i conti con i concorrenti. Dovete fare i conti con i concorrenti e dovete calcolare, cercare di avere un punto di forza, perché il potenziale cliente verrebbe da me e non da un altro. In questo caso è importante costruirsi una propria immagine. A volte il cliente viene da voi e non da un altro semplicemente per una questione di simpatia. A me succede, ho smesso ultimamente di cucire i maitai, ma ogni tanto mi capita che qualcuno mi scrive e mi dice: per favore, voglio che me lo faccia tu, e glielo faccio. Non è più la mia attività principale, però mi capita di farlo perché ci sono persone che proprio ci tengono. È importante avere un carattere. Io lo vedo con le illustrazioni, ad esempio, per fare un esempio banale. Nei miei libri per bambini, le illustrazioni in genere, quando li presento all'editore, le faccio io. Faccio le illustrazioni nella presentazione, diciamo, che mando all'editore. E io non sono un'illustratrice, non so disegnare. Ma sì, so disegnare anche, ecco, quello che volevo dire è proprio questo, so disegnare, ma non ho un carattere, non ho un mio stile nel disegno, che invece illustratori professionisti che riescono hanno. Invece ho un mio stile nello scrivere, per esempio, ho un mio stile in altre cose che attira persone che sono simili a me o che apprezzano quello che faccio. Nel vendersi, tra virgolette, perché comunque fare personal branding è un po' vendersi, non nel senso negativo ovviamente, ma vendere la propria immagine, la propria attività, il proprio prodotto. È importante avere uno stile, avere un proprio carattere, e può essere utile puntare magari su un aspetto del proprio carattere. Io penso di trasmettere un po' un'idea di serenità sul mio blog. Sono insegnante di yoga, faccio cose molto tranquille. Ecco. Ovviamente questo non significa che io sia una persona sempre serena, sempre equilibrata, mi arrabbio, urlo e mi deprimo come tutti gli altri. E questo è bene che traspaia, secondo me, perché ogni tanto mi è successo di ricevere messaggi di persone che mi dicevano che leggermi era frustrante per loro. Perché, ecco, io stamattina mi sono arrabbiata con i miei figli, vorrei essere come te che invece sei sempre zen. E no, non è così. Oppure come fai ad avere la casa sempre pulita e in ordine? Perché metto foto magari della mia vita di tutti i giorni e in realtà la mia risposta, che ho anche messo pubblicamente, è che la mia casa non è sempre pulita in ordine e che io centro le fotografie tagliando tutto il caos che c'è intorno. Adesso ho deciso di mettere anche, perché poi le persone me lo chiedono, allora voglio vedere, ogni tanto facci vedere anche cosa c'è intorno per vedere che sei una persona normale. E, c'è chi invece può puntare proprio sul proprio caos. C'è chi può puntare sulla propria estrema organizzazione, chi al contrario sulla disorganizzazione, c'è chi punta sull'ironia. Questo non vuol dire che questa persona sia sempre lì che ride, sempre di buon umore, però si tenta di puntare su un aspetto del proprio carattere. Questa può essere un'idea per distinguersi dagli altri, puntare su un aspetto del proprio carattere e cercare di far leva su quello. C'è chi appunto usa l'ironia, c'è chi usa anche la provocazione. Boh, non credo che questo sia... può servire a fare grandi numeri sul web, provocare. Poi quando si tratta di vendere un prodotto, non necessariamente. A me è successo di... le mamme sanno essere molto critiche, molto. Mi è successo magari di apparire in qualche intervista su riviste, eccetera, e di avere ondate di critiche. Perché mi sono esposta ad un pubblico che non è il mio, mi sono esposta ad un pubblico che non condivide le mie idee e che è venuto lì a cercare di massacrarmi.
All'inizio è stata dura, all'inizio ci ho anche pianto. Non è bello vedere di colpo, sei in un ambiente tuo, tutto bello roseo, con un sostegno, diciamo, reciproco di mamme, di persone che condividono le tue idee, poi arriva un'ondata di persone che invece stanno lì a criticare in modo sterile, perché comunque le critiche vanno benissimo. Anzi, io sono la prima, se uno dovesse leggere il mio blog dall'inizio fino a oggi, troverebbe un sacco di contraddizioni. Sono la prima a cambiare idea e a cambiare rotta quando lo ritengo opportuno. Però eccoci, a volte arrivano proprio critiche sulla persona, alla persona, sterili, proprio per far male. E in quel caso uno dice, ma la popolarità forse fine a se stessa non è quello che cerco. Cerco più un ambiente sereno, di scambio, e cerco un pubblico che cerca quello che io offro. E quindi non è necessario arrivare a livelli irraggiungibili. Quello che è necessario è cercare di equilibrare la domanda e l'offerta, trovare il giusto. Mi sono trovata in questo, sempre con questo dilemma per quanto riguarda lo yoga. Io pratico lo yoga da tanti anni e quest'anno mi hanno proposto di... sto facendo una formazione da insegnante che non ho ancora terminato, ma quest'anno un'associazione del mio paese mi ha chiesto di sostituire l'insegnante che c'era prima, che è andata via. Per me è stata un'occasione bellissima, perché comunque mi stavo formando come insegnante, quindi era una cosa che volevo fare. È arrivata prima di quello che pensassi e quindi non ero molto pronta. E mi sono fatta tante domande. A volte vedo, soprattutto alla fine, faccio sempre 10 minuti, un quarto d'ora di rilassamento, e vedo queste persone, sono soprattutto donne che vengono. E sono lì semplicemente a rilassarsi. E mi dico, caspita, queste persone stanno pagando per venire qui a prendersi 10 minuti stese per terra a respirare. E a volte c'è anche la questione morale, uno si dice, ma è giusto farle pagare per questo? Purtroppo è giusto, perché comunque anch'io devo mangiare e le ore che passo lì con loro non le passo a lavorare o a fare altro, quindi ovviamente sì, è giusto, anche perché comunque io dipendo da questa associazione e quindi io prendo uno stipendio dall'associazione, ma le persone pagano loro. Però insomma, secondo me è importante trovare il giusto equilibrio tra sostenere e però non farsi calpestare, ecco appunto, è giusto aiutare anche per quanto riguarda il Muay Thai, l'ho dato volentieri, l'ho regalato volentieri a persone che avevano bisogno, purtroppo non posso farlo con tutti, bisogna trovare il giusto equilibrio e se vogliamo, ecco sempre per la stessa storia della maschera d'ossigeno, se vogliamo avere il tempo e l'energia per aiutare gli altri, dobbiamo poter avere a fine mese di che sfamare la famiglia. Altrimenti siamo costretti ad andare a fare un altro mestiere e non avremo più il tempo per aiutare gli altri. Vediamo, dove siamo arrivati? Io non so neanche come siamo messi in termini di tempo. È quasi mezzogiorno. Ok, ma non so neanche a che ora abbiamo iniziato, a dire il vero. Comunque mi chiedono. Dimmi. Sì. Certo, allora, sì. Come quantifichi? Cioè, che investimento tu hai fatto? Per... Allora, l'investimento economico, anche io avendo avuto un percorso appunto molto casuale, l'investimento l'avevo già fatto prima, nel senso che nel mio caso l'investimento era un computer per poter gestire il blog e una macchina da cucire per poter realizzare i miei Muay Thai. Tessuti ne avevo già a valanghe che compravo perché mi piaceva cucire, facevo abiti per me o per i bambini, quindi l'investimento per me è stato minimo, minimo in un certo senso. Ho una macchina da cucire molto bella che ho pagato molto, ma perché la volevo per me. Va benissimo una macchina da 100 euro, la macchina da 69 euro mi sembra dell'IKEA, per cucire un Muay Thai va benissimo. Un blog si può aprire con una piattaforma gratuita, quindi l'investimento per una persona che volesse seguire un percorso simile al mio è minimo. 100 euro di macchina da cucire, un computer che penso tutti già abbiamo,
Il blog può essere creato su una piattaforma gratuita, i social network sono gratuiti. Poi ovviamente magari un dominio, può essere utile investire in un dominio. Io ho aperto il mio blog su questa piattaforma che si chiama Blogspot all'inizio, gratuita, e il nome di dominio era lacasanellaprateria.blogspot.com. Mi sono tolta lo sfizio di comprare il dominio lacasanellaprateria.com. 10 euro all'anno, l'investimento è minimo. Poi che cosa è successo? Che i visitatori sono arrivati in tanti e Blogspot non reggeva più. Ogni tanto si bloccava e ho avuto bisogno di passare ad un server dedicato. In quel caso mi sono rivolta a un'amica conosciuta in rete, che è Mamma Felice, che insieme a suo marito, ecco, lei è veramente una blogger di professione pura, nel senso che lei ha avviato questo blog con cui guadagnava uno stipendio solo con il suo blog. Lei però scriveva 5 o 6 articoli al giorno su argomenti diversi, è una persona fenomenale, non so dove trovi la sua energia. Ora adesso dà addirittura lavoro ad altre blogger che lei retribuisce, immagino, per scrivere sul suo sito. Loro sono una coppia perfetta perché lei è blogger e lui è programmatore e quindi fanno tutto in casa e hanno messo su una bella impresa. E tra l'altro aiutano le altre persone, aiutano il loro mestiere. Suo marito si occupa di creare e di gestire siti per gli altri. Io mi sono rivolta a loro che si occupano adesso della gestione tecnica del blog. Questo, superata la soglia delle 100.000 visualizzazioni al mese, a queste soglie qui, diciamo, il server gratuito non regge più. Al di sotto si può tranquillamente lavorare su piattaforme gratuite, dopodiché con cifre, con un centinaio di euro al mese ci si può comunque rivolgere a un professionista che gestisca la parte tecnica, se non si hanno le competenze. Io non le ho personalmente, però l'investimento è davvero minimo in termini di denaro. Poi dipende tutto da quello che uno fa. Se appunto chi si mette in proprio lavora sul web appunto come grafico o come consulente, insomma, può essere necessario investire in programmi o in altre cose. Dipende tutto veramente dal mestiere che uno sceglie. Se vuoi fare un minuto di pausa, è arrivata Flavia. Ah, bene, ok. Sì.